Ciao a tutti amici di Android Geek, oggi recensiremo HTC One V, ovvero il piccolino della famiglia HTC One che è stata presentata a Barcellona lo scorso febbraio. Si tratta di un prodotto che viene venduto ufficialmente a un prezzo di 349 euro, ma che potete trovare anche a meno, diciamo 260-270 euro, se vi rivolgete ai negozi online. È un prodotto che punta molto all'estetica, tanto che riprende il design di HTC Salsa e HTC Legend. E come questi due, in pratica riprende anche la scocca in alluminio di tipo unibody. Quindi è molto solido, molto ben costruito, non abbiamo assolutamente scricchiolii, però devo dire la verità, è anche molto leggero, 115 grammi. Quindi un prodotto piuttosto tascabile e leggero. Le dimensioni sono di 120 mm di lunghezza, 59 di larghezza e circa 9 di spessore. Abbiamo detto scocca unibody, quindi in pratica abbiamo il vano dove inserire la micro SD, la SIM e la batteria che non è removibile e che però garantisce, diciamo, con uso intenso la giornata e mezza, quindi una batteria abbastanza sorprendente. Però una cosa volevo dire sullo slot SIM. In pratica, se avete una micro SIM con adattatore SIM, potrebbe darvi qualche noia nel rilevare la card. A me ha dato qualche problema. E anche nel caso di SIM dovete stare un pochino attenti perché dovete posizionare bene la SIM nel vano perché potrebbe appunto darvi qualche noia come ad esempio dei messaggi di riavviare o spegnere il cellulare, quindi occhio a posizionare bene la SIM. Detto questo, lo vediamo un pochino meglio. Abbiamo sulla parte di sinistra la porta micro USB, sulla parte inferiore un microfono, nella parte di destra il bilanciere e il volume, mentre nella parte superiore abbiamo pulsante accendere e spegnimento e il jack da 3,5. Nella parte sul retro abbiamo la fotocamera da 5 megapixel con LED flash, autofocus e soprattutto sensore BSI, quindi abbiamo anche il processore dedicato alle immagini. È molto veloce, straveloce come i fratelli HTC One S e X a scattare fotografie. Inoltre gira video a 720p. Qui sotto abbiamo la scritta Beats Audio perché ci ricorda che la tecnologia audio Beats è integrata e la cassa posteriore. Poi, davanti non abbiamo la camera anteriore, abbiamo però il sensore di prossimità, di luminosità e il LED di stato. Ovviamente abbiamo l'altoparlante anteriore. Qui sotto abbiamo i tasti back, home e multitasking integrati come soft touch e lo schermo è un 3,7 pollici tipo LCD. Basato però su tecnologia IPS, infatti la resa è ottima, sia i colori sono molto vivaci e vibranti, ma gli angoli visuali soprattutto sono eccezionali. Infatti vedete da qualsiasi, diciamo, posizione noi guardiamo, sia dal basso sia, diciamo, di lato, le scritte rimangono sempre ben leggibili, ben definite e i colori non vengono assolutamente snaturati. Risoluzione 800x480 pixel, vediamo proprio un filmato per farvi vedere la qualità di questo IPS. Prendiamo il nostro classico video demo e vedete come la qualità è ottima. I colori sono veramente riprodotti alla grande, molto naturali, vivaci. Comunque, potete vedere da voi. Ovviamente, essendo un IPS, garantisce anche una buonissima leggibilità sotto la luce del sole. Quindi un plauso, diciamo, in questo senso ad HTC che ha fatto sì, ha permesso, diciamo, di inserire un pannello di qualità anche in questa fascia. IPS non è da tutti, diciamo. Lo scorso anno gli HTC 2011 non avevano nemmeno una fascia alta schermi basati su IPS, invece adesso pare che vogliano, diciamo, inserirli, integrarli, utilizzarli su tutti i device di fascia medio-alta e alta. Quindi un plauso in questo senso ad HTC. Detto questo, parliamo di cosa c'è sotto la scocca. Abbiamo processore Scorpion
single core 1 GHz, quindi chipset Snapdragon S2, 512 MB di memoria RAM, più che sufficiente per gestire il sistema, abbastanza reattivo in tutto. Abbiamo 4 GB di memoria interna, però circa 1 GB sono è lo spazio dedicato per installare applicazioni. Per il resto è dedicato al sistema operativo e alla Sense. Vediamo, scusate, non qui. Vedete? Circa 1 GB. In dotazione non avrete, diciamo, la micro SD, però appunto potete tranquillamente, abbiamo visto, inserirla. Cosa abbiamo a livello di software? Abbiamo ovviamente Android 4.0 Ice Cream Sandwich con interfaccia Sense 4.0, e qui voglio fare anche un'altra cosa, che il kernel è il 3.0.16. Perché ve lo faccio vedere? Perché in realtà questo è il primo smartphone che mi capita di avere con chipset Snapdragon S2 che utilizza questo kernel. Infatti attualmente stanno arrivando gli aggiornamenti a device 2011 con questo chipset, anche ad esempio rotti Xperia, e il kernel utilizzato pare essere il 2.36. Invece qui abbiamo il 3.016, quindi ottimo. Abbiamo parlato di HTC Sense 4, in realtà sarebbe più corretto parlare di Sense 4 Lite, in quanto rispetto alla versione che abbiamo visto su One X, qui abbiamo una Sense più alleggerita, ridotta, un pochino meno ricca a livello di software. Fondamentalmente si interagisce uguale, quindi se vogliamo in presenza della nostra home basterà tenere il dito sullo schermo per qualche attimo per poter accedere a questa schermata che ci permette di personalizzare la home con i vari widget, applicazioni e collegamenti. Qui sopra abbiamo le 5 schermate. Se vogliamo appunto inserire un widget, basterà trascinare il widget su una di esse, vedete? In questa maniera. Se vogliamo rimuoverla, basterà trascinare il widget sulla X. Però appunto a livello di suite è un po' meno ricca rispetto a One X. Abbiamo 12 schermate widget invece di 24, 5 schermate della home invece di 7. I widget però, quelli un pochino utili, quelli più utilizzati, ci sono tutti. L'unica stranezza che volevo segnalare è Free and Stream, ovvero fino a One X permetteva di integrare sia Facebook, Twitter sia e Flickr. Qui su One V stranamente non permette più di integrare Twitter. Non so se è un bug della versione di FreeStream su questo One V oppure se è una scelta di HTC precisa, però io personalmente ho trovato un po' di una stranezza, perché FreeStream è sempre stato, diciamo, il widget per eccellenza per integrare Facebook e Twitter. Per il resto, altra differenza da citare è la gestione del multitasking. Infatti non abbiamo, diciamo, la schermata con le card che abbiamo visto su One X, ma abbiamo la tipica barra di Ice Cream Sandwich. Infatti abbiamo una barra, in realtà, a mio avviso, molto più immediata per gestire il multitasking, perché ci permette di passare velocemente da una schermata all'altra proprio tramite questa barra, e a mio avviso è una scelta, un'implementazione migliore rispetto a quella che abbiamo su One X. Anche vedete, chiudere le schermate, le applicazioni è molto più veloce e immediato. Ovviamente abbiamo sempre la possibilità di personalizzare la nostra grafica, quindi con profili, anche se di base ce n'è soltanto uno, però possiamo scaricare da HTC Hub le skin, quindi i temi, gli sfondi. Abbiamo la possibilità di personalizzare ovviamente anche il lock screen, che è quello tipico, con la lente che è portata, diciamo, al centro a sbloccare il terminale, mentre portando un'applicazione all'interno della lente avvierà l'applicazione che abbiamo appunto portato dentro, quindi molto simpatica. Per il resto abbiamo appunto una Sense meno scenica. Ad esempio, gli effetti grafici del meteo non sono quelli della Sense 4, ma nemmeno quelli della Sense 3. Abbiamo un po' quei tipici effetti che ha, ad esempio, sulla Sense 2. Qualcosa, però per il resto c'è un po' tutto. A livello di software, anche qui abbiamo qualcosa in meno, però abbiamo sempre Dropbox, quindi il servizio cloud che ci dà
la possibilità di usufruire di ben 25 GB. Abbiamo le varie attività, Adobe Reader che come sempre HTC implementa, abbiamo ovviamente i vari theater, quindi giochino quello della pallina, Polaris Office e quant'altro. Abbiamo la gestione della musica simile a quella di One X, ovvero l'applicazione musica integra SoundHound, Tannin Radio e 7 Digital, quindi la radio in streaming. SoundHound, quindi il rilevatore di musiche, canzoni, ci dà tutta l'informazione ascoltando, cioè registrando un piccolo pezzo della canzone, e abbiamo appunto 7 Digital, che è il negozio online dove sarà possibile acquistare la nostra musica. Quindi possiamo scegliere il genere, l'artista, e possiamo acquistare appunto tutta la musica che vogliamo. Ovviamente possiamo anche decidere, ad esempio, di ascoltare una preview. Facciamo una cosa a caso, ad esempio questa. Un'altra attimino di pazienza. Adesso ci sta mettendo un pochino troppo, però pazientiamo un po'. La connessione oggi è un pochino ballerina. Quindi vedete come la qualità è piuttosto buona. Ora ho beccato la canzone più brutta del mondo, probabilmente. La qualità è buona, l'audio è abbastanza alto, non è altissimo, però se poi andiamo a inserire le cuffie il discorso cambia. Infatti interviene la tecnologia Beats Audio che rende ottima, eccezionale la qualità musicale. Se avete gli auricolari Monster Beats la qualità sarà mostruosa. Se avete degli auricolari in-ear classici da 20 euro, 15 euro o insomma quelli economici, comunque la qualità sarà sempre molto molto buona. Proviamo anche un MP3 normale. Vedete come quindi SoundHound è integrato all'interno dell'applicazione musica di HTC, all'interno del widget possiamo far ritrovare tutte le canzoni che vogliamo. Poi, altra cosa che volevo farvi vedere è un po' la gestione del singolo contatto, che è un po' la classica che abbiamo visto anche su altre versioni della Sense, quindi abbiamo tante possibilità di arricchire con tante informazioni il singolo contatto, vedere direttamente dal singolo contatto tutte le conversazioni, scusate, che abbiamo con questo contatto, gli eventuali aggiornamenti degli eventi su questo contatto legati a Facebook e Flickr, e ovviamente gli album sempre da Facebook e Flickr. Quindi molto molto buona la gestione del singolo contatto come al solito della Sense. Passiamo adesso a trattare uno dei punti di forza di questo device, ovvero la fotocamera. Punto di forza proprio perché, come abbiamo detto, è una fotocamera con un chip di immagini dedicato, e questo gli permette di scattare fotografie a una velocità impressionante. Facciamo appunto una prova. Prendiamo il nostro Android e tenendo premuto per qualche attimo il tasto dello scatto, vedete come sarà possibile acquisire tantissime foto. Diamo un attimo la possibilità di caricare le foto ed eccole qui, vedete? Tutte le foto che abbiamo scaricato. In qualche attimo ne ha scaricate ben 17. Quindi una fotocamera prende super veloce. Poi cosa possiamo fare a livello di impostazioni? Innanzitutto possiamo applicare degli effetti, dei filtri anche prima di scattare le foto. Quindi ad esempio se vogliamo l'effetto distorsione, vedete come il tutto viene distorto, e quindi è una distorsione che viene applicata prima di scattare la foto, vedete? Oppure
possiamo ovviamente testare qualsiasi tipo di effetto, possiamo decidere la risoluzione, la qualità del video fino a HDRD, la regolazione dell'immagine, quindi come deve essere, impostare il livello di esposizione, i contrasti, di saturazione, nitidezza, un po' i tipici, diciamo, settaggi che qualsiasi programma ad oggi ci consente, ovviamente gli ISO fino a 800, il bilanciamento del bianco, abbiamo ovviamente le scene, insomma un po' tutto quello che vogliamo, vedete? Anche qui possiamo fare i video a rallenti, possiamo scattare fotografie con effetto HDR, il panorama, quindi a 180 gradi, vengono molto bene, sono molto facili da scattare. Abbiamo il ritratto, il primo piano, cioè per le macro, il settaggio in caso di illuminazione scarsa, insomma, molti settaggi. Quindi uno dei punti di forza di questo device è sicuramente la fotocamera. Possiamo acquisire video e contemporaneamente scattare delle fotografie, vedete? Possiamo ovviamente anche settare la torcia quando facciamo i video, così di notte i video verranno bene. E la qualità è veramente molto molto buona. Adesso la vediamo. Vediamo qualche foto scattata questi giorni. Ops. Faccio vedere come, ad esempio, la qualità è veramente molto bella. Oddio, questa forse è un po' brutta come foto. Scegliamo, questa è una foto a 180 gradi, un po' rovinata dal mio dito, però la qualità, vedete, è molto molto bella. Queste sono le foto scattate in rapida successione. Questo è un video, poi ne vediamo alcuni, vedete come il tutto è molto buono. Abbiamo ovviamente la possibilità di fare pinch to zoom e il display IPS fa il figurone, infatti la qualità è eccezionale. Vediamo un video sperando di beccare uno decente. Prendiamo uno magari un pochino più movimentato, vediamo un po'. Vediamo su tutti i video. Non lo so, vediamo un po' questo qui. E vedete come possiamo scattare screenshot anche durante la visione di qualsiasi tipo di filmato. Comunque, penso vi sarete fatto un'idea della qualità dei video e delle foto. Quindi, ripeto, un comparto fotografico e video molto molto buono. Poi andiamo sulla navigazione web, andiamo sul nostro sito. Andiamo su androidgeek.it, o meglio, magari apriamo anche il sito della Gazzetta. Il flash è ovviamente attivo, vedete, attiva flash player, c'è, è settata anche la visualizzazione del sito desktop, perché comunque il sito della Gazzetta spesso ci fa lo scherzetto di, non, di visualizzare in modalità mobile e non permetterci di forzare in modalità PC. Con il browser di Android 4.0 possiamo farlo. E vedete come comunque la navigazione web è buona, nonostante sul sito della Gazzetta abbiamo tanti contenuti in flash, vedete com'è? Comunque anche il pinch to zoom è piuttosto buono, adesso sta anche un po' caricando. Non abbiamo i problemi che abbiamo su One X, devo dire la verità. Certo, non è qualche volta fa un po' di fatica, però siamo pure sempre in presenza di un processore single core. Però vedete com'è? Il tutto è veramente abbastanza fluido. Qualche microscatto, qualche volta c'è, qualche. Anche perché poi il browser HTC si mette un po' a riadattare la pagina, però è piuttosto soddisfacente. Andiamo sul sito di Android Geek, con lo swipe verso il basso possiamo accedere a questo menu che
e ci permette di switchare da un tab all'altro, oppure salvare le pagine offline, aggiungere segnalibri, accedere ai segnalibri, quindi scelte piuttosto intelligenti. Andiamo appunto su Android Geek, questa è la tastiera virtuale, molto comoda e molto migliore a mio avviso rispetto alla vecchia tastiera virtuale HTC della serie 2011, che era un punto di riferimento per Android, però questa è ancora migliore. Vedete, comunque anche il nostro sito viene aperto tranquillamente, magari vediamo un video in flash. Vediamo questo esempio degli Xperia Mini Pro e vediamo appunto come si comporta. Poi vedremo anche come si comporta il device con un secondo browser web, così diversifichiamo anche un po' le prove di questa recensione, si intende? Perché poi, come sapete, noi facciamo sempre molto spesso dei focus, quindi oltre alla recensione potete sempre visionare i focus dedicati agli smartphone. Comunque, proviamo a caricare un video in flash. Interessante, si tratta di Super Video, ovvero un'applicazione che serve appunto per guardare video, ma che integra una funzionalità decisamente interessante, ovvero la funzionalità di pop-up video. Vedete quindi come i video in flash vengono gestiti tranquillamente bene. Ho beccato il video sbagliato, volevo far vedere quello di Xperia Mini Pro, però comunque penso sia un esempio comunque valido. Quindi video in flash tutto sommato vengono gestiti bene questo device, che quindi con il suo processore single core si comporta bene. Ovviamente dobbiamo ricordare anche che abbiamo l'Adreno 205 che aiuta a accelerare i contenuti e quindi si comporta, devo dire, bene. Devo dire che si comporta veramente meglio di molti altri smartphone che ad oggi hanno Ice Cream Sandwich di base. Vedete come possiamo anche facilmente, ripeto, chiudere le applicazioni, quindi liberare un pochino la memoria. Andiamo magari a vedere un po' come si comporta appunto con Opera. Andiamo sul sito del Corriere dello Sport questa volta. Eccolo qui. Anche questo è un sito molto pesante perché ha tantissimi contenuti in flash, però Opera ha una gestione veramente molto buona del flash e in generale del rendering delle pagine internet. Vedete com'è? È molto molto fluido. Se cercate la massima fluidità con questo device, sicuramente Opera è il migliore. Vedete anche la rotazione è molto molto buona. Non abbiamo micro scatti, nemmeno sul sito del Corriere dello Sport, quindi devo dire la verità, questo HTC One V stupisce abbastanza anche sulla navigazione web. Almeno con browser alternativi si comporta veramente bene, con quello di base comunque non è assolutamente male. Andiamo magari a vedere come si comporta in ambito telefonico, quindi come si sente la qualità della voce. Un attimino che compongo il numero. Vediamo un po'. Vedete come quindi la qualità è molto buona, devo dire la verità. Forse leggerissimamente cracchiante se abbiamo il volume al massimo, però tutto sommato si comporta bene. Anche le normali compensazioni sono buone. Forse sì, non siamo ai livelli di Motorola o Sony, lì abbiamo una qualità molto più pulita, più toni più caldi. Qui forse abbiamo a volte dei
dei suoni leggermente metallici, però tutto sommato si comporta bene. Il volume è forte, quindi nessun problema da questo punto di vista. Poi alla fine direi di vedere come si comporta in ambito ludico. Prendiamo esempio, mi sembra che ce l'ho qui, un giochino molto interessante, acquistato sul market questi giorni perché stanno scontando un po' molti giochi carini. Vediamo se riesco a beccare. Non Max Payne, Max Payne funziona veramente bene anche, molto molto piacevole. Cut Drop non è, quello volevo farvi vedere. A finire che lo sono andato a disinstallare o no? Vabbè, vediamo magari Max Payne. Volevo farvi vedere un gioco di macchine, però ve lo farò vedere quando faremo il focus dei giochi. Ok, questo gioco è stato rilasciato da poco sul Play Store, quindi se vi piace Max Payne è una piccola chicca averlo sul proprio smartphone. Aspettiamo un pochino che carica. Gioco che comunque anche in italiano, quindi Una volta dall'oscurità, Alex sembrava un fantasma di cui si era perso ogni traccia. Dovevo trovarlo in fretta. vedete, come tutto è molto fluido. Andiamo. Vabbè, forse non faremo in tempo a vedere il gioco una scena d'azione, comunque vedete come il gioco scorre in maniera decisamente fluida. Volevo farvi vedere un benchmark, non tanto perché magari do importanza ai benchmark, ma per farvi vedere che i drivers della GPU Adreno 205 sono stati aggiornati e le prestazioni sono migliori rispetto a prima. Andiamo nella Mark II. Vedete com'è il punteggio 28.3, mi ha fatto anche 29, best 29 fotogrammi al secondo, e quindi posso dire che le prestazioni sono migliorate perché su device con simile hardware, sia con Ice Cream Sandwich che con Gingerbread, il punteggio su un NMark 2 è di circa 22-23 frame al secondo. Qui 29 frame al secondo significa che quindi HTC ha optato per i drivers più recenti possibili della piattaforma Snapdragon S2. Qui vabbè, Max Payne ancora in esecuzione. Quindi questo era appunto HTC One V, un prodotto molto bello a mio avviso. È completo, cioè un prodotto equilibrato, esteticamente bello, ben costruito, quindi è solido, ha un bel design, quindi farà sicuramente catturerà sicuramente l'occhio di chi ama sempre la bella estetica, chi ricerca un prodotto curato. Le prestazioni sono buone, devo dire la verità. Tutto sommato si comporta bene in tutti gli ambiti. Forse ecco, certo, il prezzo dovrebbe essere un pochino inferiore, 349 euro, considerando che pur sempre un single core forse comincia ad essere un pochino tanti. Forse i 299 euro a cui è proposto sul mercato europeo, al di fuori di quello italiano, sembrano due cose a parte, è un prezzo migliore, più giusto a mio avviso. 349 euro è un pochino altino, però
Ripeto, sui negozi online lo trovate 260-270 euro, quindi comunque potrebbe fare a caso vostro. Schermo molto bello, un IPS. Ripeto, non sempre gli altri produttori implementano un IPS su un prodotto di questa fascia. Al tempo stesso abbiamo la fotocamera che si comporta alla grande, è sicuramente una piccola chicca tra i migliori su Android. E quindi niente, se vi piace l'estetica e cercate un buon smartphone, io vi consiglio HTC One V. E con questo è tutto, vi rimando quindi alla prossima, ricordandovi che faremo comunque dei focus su questo device, quindi se avete richieste, domande particolari da fare, noi siamo ovviamente disponibili, sia sul sito sia sul canale YouTube. E con questo è veramente tutto, un saluto da Matteo di Android Geek, ciao ciao!